sì, dai. 10 minuti, 7 minuti, 10 minuti, però seduto. Allora, durante il collegamento da Follonica, a più riprese hanno sottolineato questa storia dei 7 anni. Poi, diciamo, danno anche dei meriti a me, ma in realtà, come ho detto, Giuseppe già lo sa, pure Cinzia, ma al resto dei miei amici, come ho spiegato a loro, in realtà i meriti sono tuoi, però capita così sempre nella vita, che c'è sta chi fatica e quelli che si pigliano i meriti. In questo caso io molte volte sono anche quello che lavora, però in questo caso qua io sono quello che si piglia un po' di meriti. Invece prova a, diciamo, come dire, a scegliere 3 o 4 parole chiave per riassumere questi 7 anni dal tuo punto di vista, dai, nel rapporto con questi ragazzi. Io non so se forse qualcuno l'ho riconosciuto e forse no, però ti giuro che vedere ragazzini che ho visto a 2 anni e che mo ce ne hanno 12 a 2 anni in seconda elementare e che adesso stanno in seconda media mi ha fatto impressione, insomma, obiettivamente. Sono passati 7 anni e quindi racconta un po' dal tuo punto di vista 3 o 4 parole chiave per riassumere questa esperienza, guardando un po' alla scuola. Immagina anche che le tue parole magari riusciamo a farle girare verso altri insegnanti, altre tue colleghe, altre maestre, altri maestri che magari il prossimo anno possiamo coinvolgere. Sì, sarebbe bello davvero, perché rivedendo il loro percorso, poi voi avete visto la parte di oggi, ma in realtà loro hanno avuto un ruolo importante anche venerdì, perché venerdì loro sono ritornati nella vecchia scuola, quella che verrà demolita, hanno ritrovato i loro plastici e si sono meravigliati che degli adulti avessero conservato quello che loro avevano fatto per gioco con le scatole delle scarpe. Quindi questo mi è piaciuto molto, perché sono rimasti molto sorpresi e hanno detto proprio: allora maestra, te credevi davvero in quello che facevamo? Quindi loro ci credevano, e l'idea che un gruppo di adulti comunque ci abbia creduto è stata bellissima. Quindi sì, mi piace molto l'approccio che loro hanno avuto dopo tanto tempo, dopo 2 o 3 anni. E sembrava quasi una cosa improponibile, perché la verità i genitori mi dicevano: ma sei sicura che li vuoi richiamare? Perché questi ora sono cresciuti. E quindi, se io dovessi riassumere il percorso fatto con loro, direi crescita, condivisione, crescere insieme e curiosità, perché io spero di avergli dato la curiosità di imparare. Anche capacità di riflessione, perché quello che mi torna indietro dai loro insegnanti delle scuole medie è che loro sono critici. Quindi se loro sono critici vuol dire che riflettono, vuol dire che pensano. Le nozioni, guarda, stavamo discutendo ora con i miei nipoti, sicuramente voi siete molto più avanti di me, quindi avete già letto. I giornali stanno riportando in questi giorni che c'è una generazione di giovani, mi sembra che Repubblica ha intitolato cellulare free, cioè che cominciano a distaccarsi dal mondo del cellulare, no? Quindi le nozioni, i nostri ragazzi, il nostro amico Google ci dice tutto, basta chiedere un'informazione e ce la dà. Quindi è inutile che noi ci perdiamo a dare nozioni. Ormai le nozioni, da quando sono piccini, le imparano, le trovano da soli, noi dobbiamo dare altro.
non ho fatto granché in questo periodo, però ho provato a dare qualcosa di altro. Siccome tanti professionisti dell'educazione sono molto più bravi di me, se ci si impegna su questa strada, forse qualche cosa possiamo dare. E poi una riflessione che facevo oggi quando pensavo di leggere anch'io un articolo del manifesto, e poi non ci sono riuscita perché quei 60 bimbi oggi mi sembravano milioni, dopo 4 mesi di assenza da scuola mi sembravano un migliaio di bimbi invece che 60. Cioè, di dare anche un po' di speranza, no? Quell'ultimo articolo, cioè noi possiamo sognare, noi dobbiamo sognare e sperare, ma non un'utopia, cioè può diventare realtà. Sì, ma può Mi diventare. sono dilungata troppo. No, non ti sei dilungata, anzi, ti faccio parlare anche un altro poco. Perché, no, perché mi piace. Allora, il punto è che qualche anno fa, quando ho scritto quella cosa di cambiare il mondo, appunto, era più un claim, no? Come dicono. Verrastro, Livello, qui loro parlano tutti belli e dicono che è un claim. In realtà, adesso se il mondo non lo cambi, finisce. Oh, cioè, ora non è che abbiamo molte Capito? scelte. Quindi quando stai, come dire, in una situazione che non hai molte alternative, poi lo puoi cambiare in un modo o in un altro, non so, cioè, no, non lo so neanche come si può cambiare, però è fuori discussione che così come va avanti non può andare avanti. Il mio amico che sta di qua, che tutta la serata che diciamo mi sta aiutando, lui è un nostro caro amico giornalista, si chiama Vito Verrastro. E lavora molto sul lavoro, tra le altre cose che fa, ha fondato tante altre, ha fondato anche una radio che si chiama Lavoradio. Lavora molto sul lavoro e lavora molto a 360 gradi sulle skill, sulle competenze, sulla professionalità. Ora, su questo, per tirarlo dentro, così magari poi l'ultima domanda te la fa lui. C'è una cosa sulla quale te e io scherziamo spesso, cioè io sostengo che te riesci così bene, e nel mio piccolo, molto 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 piccolo, anche perché io lo faccio molto poco, però nel mio piccolo di lavoro di insegnante pure io me la cavo, perché tutti e due noi abbiamo fatto tutta la vita gli insegnanti. Perché in È vero, realtà questo ce lo non diciamo tutti, è siamo vero. insegnanti, cioè, perché Vero. i giornalisti che sono solo giornalisti, gli insegnanti che sono solo insegnanti, gli ingegneri che sono solo ingegneri, tutti quelli là che sono solo una cosa sola, mentre nei mestieri manuali quella roba lì ti fa diventare maestro, perché come dire, appunto. Qui abbiamo degli esempi di bravissime lavoratrici e lavoratori, per esempio nel settore delle calzature. Okay? Mentre nei lavori manuali la specializzazione ti porta a diventare un maestro di quella cosa perché aumenta la tua conoscenza, ti spinge a variare, eccetera, eccetera, nei lavori nostri la mia idea è che la specializzazione. Il motivo per cui io, quando ci potevo rimanere a 23 anni, non sono voluto rimanere all'università per fare il professore di mestiere, è perché avevo intuito che quella roba lì a me non mi piaceva, cioè che io mi sarei annoiato a morte. Ora, da un lato, come dire, vorrei sapere da te i lavori che hai fatto prima di diventare insegnante, secondo te, quanto ti hanno aiutato diciamo, ad avere un approccio rispetto al tuo lavoro di maestra, che è quello lì che c'hai, no? Insomma, io ti vedo molto come una che si preoccupa di far vedere le cose a sti ragazzetti, fai
farle vedere nel modo in cui dice Wake con l'esempio della bambina, come faccio a dire quello che faccio se non vedo quello che faccio? Esatto. Esatto. E se anche, diciamo, come dire, a te, che adesso ci stai lì, insomma, ci andrai in pensione, ti venisse un'idea di fare una cosa che si potrebbe fare per divulgare questo verbo. E poi questo è anche un pezzetto di domanda per Vito, cioè che cosa si potrebbe fare per evitare che gli insegnanti fanno sempre gli insegnanti, che poi si usurano anche, perché il vostro è un lavoro usurante, quindi a un certo punto si stancano, i bambini invece di amarli li odiano, e se tu non odi i bambini, non può, se tu non ami i bambini non può fare maestra, se non ami i ragazzi non può fare professore, insomma non si può fare niente. Cioè, ma possiamo fare qualcosa, secondo te e secondo Vito Verrastro, per fare in modo che questi insegnanti non fanno sempre gli insegnanti e ci hanno una mente un poco più aperta rispetto alle cose? Si può fare qualcosa? Boh. Vabbè, stasera volevi farmi le domande difficili. No, no, vabbè, tu dici, te dici quello che pensi, dai. Ma allora, su quello che ho fatto prima ti posso rispondere molto facilmente, io sono stata veramente molto fortunata. Allora, intanto te più di me sicuramente, ma comunque io vengo da un liceo scientifico dove facevamo tante cose, dove c'era già tanta attività, quindi comunque avevo una... ho fatto già ancora prima di lavorare tante cose interessanti che sono rimaste a Follonica e che ancora rimangono. Erano anni dove a scuola si facevano delle cose. Mi confronto con i miei nipoti che fanno il liceo ora e è un po' diverso, ora migliora, insomma. Però da un punto di vista lavorativo sono sicuramente stata fortunata. Io sono andata in Giappone e in anni nei quali gli italiani erano molto pochi, io uscivo da studi letterari di Siena, per cui ho cominciato subito a insegnare italiano. Non è molto... cioè, a quell'epoca era diverso, a Tokyo eravamo pochissimi italiani e quindi diciamo che era più naturale andare a insegnare italiano. Noi siamo stati quelli che all'Istituto Italiano di Cultura, che all'epoca non si chiamava così perché ancora non c'era, abbiamo inventato il Vitals. Il Vitals è nato proprio sulla base delle nostre Che cosa avete inventato? Il Vitals, quello che oggi è considerato l'esame necessario per poter insegnare italiano agli stranieri. Okay. A quell'epoca il Ministero lo commissionò a tutte le scuole che insegnavano italiano all'estero e fu creato, fu istituito proprio sulla base dell'esperienza di noi che lavoravamo all'estero. In Giappone eravamo veramente pochi, perché a quell'epoca mi ricordo che all'istituto eravamo, ma quando eravamo tanti, 15. Quindi erano tempi diversi, parlo di 35 anni fa, 36 anni fa. Quella è stata la prima esperienza, è stata l'insegnamento della lingua. Poi dopo l'esperienza lavorativa che ho fatto è quella che secondo me mi ha arricchito tantissimo, perché io lavoravo in un call center, i primi call center non erano quelli che conosciamo noi oggi, che ci tormentano. Noi eravamo un call center al servizio della pubblica amministrazione, lavoravamo per comuni e università. E lì all'inizio eravamo molto pochi e io ero responsabile della clientela e del personale, per cui mi sono girata l'Italia in lungo e in largo, girando per esempio quasi tutte le università d'Italia, quasi tutte erano ancora oggi, se chiami l'Università di Milano ti risponde la nostra azienda da Scarlino, se chiami l'Università Cattolica ti risponde la nostra azienda. È stato un lavoro che mi ha dato tantissimo a livello di informazioni e di capacità relazionale. Tornare poi alla scuola, che era quella dalla quale ero partita, perché rientrata dal Giappone in realtà avevo cominciato a insegnare, poi avevo smesso per quest'altro lavoro,
Tornando a scuola, io ho potuto impiegare tutte le conoscenze e le competenze che avevo acquisito in questa esperienza. E la fortuna, forse, anzi, sicuramente è proprio quella di non essere stata sempre nella scuola, perché il lavoro di scuola è davvero usurante. Cosa si potrebbe fare per gli insegnanti? Secondo me sarebbe davvero da prevedere che nella carriera di un insegnante si alternassero i momenti, diciamo, sul campo con i momenti di riflessione, con i momenti di studio, di aggiornamento. Io credo che questo sarebbe fondamentale, noi non ce l'abbiamo nella scuola pubblica, non abbiamo l'anno sabbatico, non abbiamo niente di tutto questo. La formazione è obbligatoria, però la formazione è difficile quando noi poi siamo in battaglia, cioè fare una giornata di scuola e poi seguire un corso di formazione pomeridiano è davvero come scalare una montagna, perché insomma ce ne vuole. Quindi forse andrebbe ripensato proprio la struttura del lavoro. E potrei continuare, però non basta. Tu Decidete che poi c'hai una finisce tutto. cosa, una tua riflessione, una cosa da Io chiederti. ho proprio una soluzione. Clonare lei e la sua collega di oggi No, per pomeriggio carità, e sarebbe riprodurvi in semplice. tante Poi lo copie. fai dire due o tre cose dai miei nipoti e poi non mi lasciate più No, parlare. no, 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 da quello che Vincenzo me ne parla spesso, insomma, sentendo parlare lei stasera, la sua collega oggi, veramente quello che trasferite ai ragazzi è quello che servirà loro nel futuro per tutti i temi dell'occupabilità, pensiero critico di cui stava parlando prima, la riflessione, la capacità di risolvere i problemi, tutto quello che formalmente la scuola solitamente non fa ancora, perché insiste con il nozionismo e Il con le programma, cose il programma. Bisogna concludere il con le programma. cose dell'Ottocento che ormai non Programma. servono più. E quindi clonazione, Soprattutto eticamente non so se sia corretto, però in questo caso vado oltre l'etica e clonerei. va bene, dai, noi ti lasciamo alla tua. Quello che mi piacerebbe è il lavoro d'impatto può diventare un corso di formazione per insegnanti, secondo me, perché davvero. Perché è un po' diverso, ne parlavo oggi con le dirigenti, abbiamo delle idee per l'anno prossimo, quindi vediamo, dai. Vedete voi, Vedete il no, tenete contrario. presente che io faccio vici, però ci stanno giovani virgulti che possono fare quello che vogliono. Sì. Complimenti, Va bene, complimenti. senti, un bacione Ciao, grande. Irene. Ciao, Irene. Ciao. Ti A voglio presto, bene. Ciao, ciao, Irene. ciao, 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 ciao. grazie, buona serata, Ciao, 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 ciao. ciao.